da Bologna, però se uno guarda il portone d'accesso c'è scritto "Siamo fieri di voi", firmato La Curva. Beh, è incredibile, però è così. No, sì, inizialmente c'erano state delle scritte un po' diverse che poi sono state cambiate, giustamente a mio avviso, perché c'era stata qualche critica, ma le critiche sono ben accette, perché quando magari le cose vanno così qualcuno può anche criticare, ma è sempre stato così, non c'è problema. Poi sono state cambiate un attimino queste scritte e si sono fatti sentire ancora molto più vicini alla squadra, e questo è una cosa ancora più bella, che ti fa appunto sentire l'affetto dei tifosi e il dispiacere che hanno passato loro domenica sera, ma soprattutto noi, perché abbiamo capito quello che sentivano dentro. Ma io sono il primo, perché vivendo in queste zone so cosa voleva dire questa partita. È andata male, dispiace, ci toccherà aspettare altri 4-5 mesi per rifarci in casa. Io ho avuto modo di parlare con uno dei capi della Curva e devo dire francamente che è rimasto anche lui esterrefatto dalle scritte che c'erano dopo il derby. È chiaro che anche loro non sono felicissimi per la nostra sconfitta, come non siamo felici noi. Però il feeling tra la squadra e la curva io penso che sia rimasto immutato nonostante queste ultime due sconfitte. La gente che ci vuole bene sa che questa squadra può perdere, ma va in campo e dà tutto quello che ha. Poi l'ho detto anche prima, questa categoria è maledetta tra virgolette, proprio perché al minimo errore viene punito, e questa però stima reciproca io penso che non sia per nulla intaccata, anzi forse viene proprio rafforzata da chi cerca di mettere i bastoni tra le ruote tra la squadra e quelli che la amano veramente. Ovviamente in risposta anche a un'altra scritta, a altre due che sono state fatte, ma secondo me sono sempre dei singoli che prendono iniziative così. Quindi noi sappiamo di avere la fiducia del pubblico e il pubblico deve e ha fiducia in noi.